Mara Venier, per l'ultimo appuntamento della stagione di Domenica In, ha ospitato in studio Jerry Calà, suo ex fidanzato. Lui le ha fatto una dedica importante. Oggi, domenica 27 giugno, è andata in onda l'ultima puntata di questa stagione televisiva di Domenica In. Mara Venier ha accolto in studio Jerry Calà, suo importante ex fidanzato. Tra loro, nonostante l'amore sia finito, per le marachelle combinate da lui, c'è oggi un grandissimo affetto fraterno. E questa cosa si è notata subito. Mara Venier era davvero felice di avere in studio l'attore e ha mandato in onda un video che li vedeva insieme tanti anni fa. Per questo motivo, Jerry Calà ha deciso di farle una dedica importante chiedendo la complicità della piccola band presente in studio. Ecco che cosa è successo. Sia Mara Venier che Jerry Calà hanno detto che hanno trascorso un pezzo di vita insieme in cui sono stati molto bene e anche oggi si vogliono un gran bene. Infatti, adesso è come se fossero fratelli. Infatti, l'attore ha dedicato a Mara una bellissima canzone, Gente come noi di Spagna. Non solo, ma nel corso dell'intervista ha cantato altre due o tre canzoni per lei anche se non corrispondevano proprio a delle parole che avrebbe voluto dirle. Ad ogni modo, la sua ospitata nel programma non era per ricordare la sua storia con la conduttrice ma per dire che domani è il suo compleanno, compie 70 anni, e festeggia allo stesso tempo 50 anni di carriera. Inoltre, il 20 luglio avrà uno spettacolo tutto per sé all'Arena di Verona. Un traguardo davvero molto importante per la sua carriera. Avrà un'orchestra di 60 elementi e tanti ospiti insieme a lui sul palco. La conduttrice ha fatto poi entrare una grande torta per festeggiare e hanno soffiato le candeline insieme.